stiamo andando al Park Pit, buongiorno, guardo di là, che è meglio, e ve lo faremo vedere fra un po', il parco di innovazione tecnologica di Palma. E niente, approfittiamo di questo tragitto per spiegare un po' come si muove il traffico qui a Palma. È una città non densamente trafficata durante le ore normali, però le ore di punta, ricordatevi sempre, sono un'ora più avanti in genere rispetto all'Italia, perché le scuole cominciano alle 9, normalmente gli uffici aprono alle 9, tutto comincia un'ora dopo, quindi sì, dovete pensare che se vi mettete alle 8:30 in autostrada magari trovate la coda, mentre alle 9:30 non la trovate. E cosa dire ancora? È una città concentrica, quindi la vedrete dalla pianta, è molto facile da girare, dovrete sempre pensare che se vi perdete la troverete sempre un po' in discesa, e sapete che là c'è il mare, quindi più o meno vi orientate. Adesso stiamo andando infatti verso nord, al Park Pit, che niente, riserva abbastanza sorprese per chi pensa che quest'isola sia solo sole e mare. Allora, per la serie Palma non è solo mare e spiaggia, questo è il Park Pit, il parco di innovazione tecnologica. In questo parco tecnologico si sono installati anche grandi siti internet a livello europeo e tutte le aziende che hanno a che fare con l'innovazione tecnologica, comunicazione, per esempio anche la Microsoft Europa ha installato qui a Palma tutta la sezione di sviluppo di software dedicato al turismo. Poi appunto abbiamo visto prima Logitravel, poi Abitissimo per esempio, che è un sito di domande e offerta riguardo alla riforma, al restauro delle case, e ha sede in Italia, in Brasile e in Spagna, e la sede per la Spagna ce l'ha appunto a Palma de Mallorca. Questo parco tecnologico riunisce veramente un sacco di risorse da questo punto di vista ed è uno dei posti dove a Palma si lavora di più per quanto riguarda altri tipi di lavoro che non siano quello estivo.